La pioggia che scende, la distanza, la barriera che nel frattempo cerca di muoversi verso il punto di battuta. Tutto lo stadio che fissa il protagonista, si aspetta solo il fischio dell'arbitro e via. Chi non ha mai esultato per una punizione? La suspense che genera, lo scambio di sguardi, il calciatore che fissa il punto esatto dove vorrebbe calciare la sfera. Nella storia vi sono stati diversi specialisti, da Mihajlovic a Pirlo, da Juninho a Roberto Carlos. In questo video analizziamo i migliori calci di punizione della storia del calcio. Andrea è stato un maestro nel modo di giocare, ma anche nei calci da fermo. Studiava i principali tiratori e sicuramente prese spunto da uno dei migliori di sempre, Juninho Pernambucano. L'ho studiato, ho raccolto DVD e vecchie fotografie delle sue partite. Calciava in maniera particolare, ma non capivo il metodo. Andavo in campo e provavo a imitarlo, ma senza risultati. Ho fatto esperimenti per settimane, ma l'ispirazione giusta è arrivata mentre ero in bagno. La magia che stavo inseguendo non dipendeva dal punto in cui colpivo la sfera, ma dal come. Juninho non la prendeva con tutto il piede, bensì con solo tre dita. Il giorno dopo sono andato prestissimo a Milanello e senza togliere nemmeno i moccassini ho cominciato a provare. Fu subito un tiro perfetto, all'angolino. Finalmente avevo battuto il fantasma di Juninho. Di punizioni magnifiche di Pirlo ce ne sono tante, ma una delle reti migliori è quella che realizzò contro il Napoli il 10 novembre del 2013. Andrea si appresta a calciare piuttosto decentrato sulla destra, da almeno 25 metri di distanza. È una posizione di campo abbastanza innaturale per un destro, una posizione da dove si preferisce far calciare un mancino. Reina mette solo tre uomini in barriera e un folto gruppo di giocatori si riunisce al limite dell'area con l'idea che Pirlo preferisca crossare verso il centro. Ma per il maestro, lo sappiamo, non è mai un problema di posizione. Per fare gol sceglie la soluzione più pratica, una linea retta, ovvero il modo più semplice per unire due punti. L'aspetto incredibile di questa punizione è come lo fa. Se fermate il video si può notare chiaramente come Pirlo calci quasi di punta, tenendo la gamba completamente rigida, come se fosse davvero una mazza da golf. Semplicemente una rete pazzesca. Uno dei palcoscenici più importanti, la semifinale di Champions. Mancano 10 minuti al termine e Leo viene steso da Fabinho a una trentina di metri dalla porta di Allison. La distanza sembra proibitiva, ma Messi, nonostante ci avesse abituato a gesti paranormali, ci sorprende ancora, facendoci sobbalzare sul divano. E sì che Leo ad inizio carriera non era uno specialista, anzi si potrebbe dire che durante i primi anni non allenava i calci di punizione, né tantomeno li tirava in partita. Si dice che sia stato Maradona, ai tempi in cui allenava la nazionale argentina, a insegnargli come si calcia una punizione. Si narra che le parole di Diego siano state più o meno le seguenti. Ascoltami, non staccare il piede dalla palla così velocemente, altrimenti non saprà cosa vuoi da lei. Sta di fatto che Leo inizia ad allenare questo fondamentale, fino a diventare uno dei migliori specialisti della storia. Fino a quella fatidica sera di maggio, in cui da una distanza di 27 metri calciò a 90 km orari beffando Allison e regalando il definitivo 3-0 alla squadra blaugrana. È il 6 ottobre del 2001. L'Inghilterra affronta la Grecia nell'ultimo turno del girone di qualificazione ai mondiali del 2002. Beckham è stato nominato capitano di una nazionale che sembra voler e poter rinascere, ma è sempre il più fischiato, il più contestato tra i giocatori in maglia bianca. Non all'Old Trafford, lo stadio in cui l'Inghilterra gioca l'ultima gara con la Grecia e dove si sta vivendo il più classico degli psicodrammi calcistici. Siamo nei minuti di recupero e gli ospiti sono in vantaggio per 2-1. Con questo risultato l'Inghilterra getterebbe via la possibilità di accedere direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo. Manca poco alla fine e l'Inghilterra può battere un calcio di punizione da una distanza importante ma non proibitiva, circa 23 metri dalla porta difesa da Nikopolidis. Sul pallone si presenta Beckham. David prende una lunga rincorsa,
accelera in maniera graduale fino ad impattare la sfera. Disegna una conclusione arcuata eppure tesa, potente eppure precisissima. Un arcobaleno che si infila vicinissimo all'incrocio dei pali. È la redenzione definitiva di David Beckham in nazionale. Giusto per capire la dimensione e l'importanza di quel momento, la BBC decide di premiare David con il titolo di sportivo dell'anno. L'esultanza, l'urlo, le braccia aperte sotto la curva, il volto sfigurato dalla gioia. Sicuramente questa punizione risultò uno dei momenti più iconici nella storia della nazionale inglese. Il 3 novembre del 1985 al San Polo di Napoli è una data storica. Infatti è la prima vittoria di Diego Armando Maradona contro la Juventus, grazie a una punizione al limite dell'impossibile. Una rete che stravolse la geografia del calcio italiano. Il pallone è in area di rigore a circa 16 metri dalla porta. La barriera non è a distanza regolamentare, si trova a meno di 3 metri dal punto di battuta. Proprio per questo Eraldo Pecci cerca in tutti i modi di convincere Diego a non tirare. Io De Pecci che non me la voleva dare, perché diceva come calci da qui? Dalla barriera si staccano Cabrini e Scirea che nel momento dell'impatto sono a 30 cm dal piede di Maradona. E qui avviene qualcosa che la fisica non può spiegare, una magia. Un tocco di interno sinistro praticamente senza rincorsa, facendo atterrare la palla dove il tacconi non può arrivare. Un gesto sublime, irripetibile, che è e resterà nella storia del calcio mondiale. È il 3 giugno del 1997. Allo stadio Gerland di Lione vi è la prima sfida del torneo di Francia, che vede frapporsi Francia e Brasile. Più che per il risultato in sé, la partita sarà ricordata per lo straordinario gol su calcio di punizione dell'ex nerazzurro Roberto Carlos. L'arbitro al 22esimo del primo tempo concede un calcio di punizione alla squadra di Zagallo. Sul pallone si porta il terzino verde oro e il modo in cui colpirà quel pallone diventerà iconico. Prende una lunga rincorsa che inizia da metà campo. Calcia ad effetto di esterno sinistro e la sfera prima gira la barriera. Poi, quando sembra destinata a uscire fuori dallo specchio, devia all'ultimo, insaccandosi alle spalle di un incredulo Barthez. Il portiere transalpino confesserà anni dopo: ho pensato, problema risolto, quel tiro finisce sulla luna. Un'autentica prodezza balistica, un gesto tecnico superlativo che consegnerà per sempre alla leggenda calcistica l'ex calciatore nerazzurro. Ho sempre battuto i calci piazzati sulla valvola, perché quella è la parte più difficile della palla e ottieni più potenza. Ho sempre calciato la palla dal basso a sinistra verso l'alto a destra, il che l'ha aiutata a sterzare. In realtà, in una recente intervista, il terzino brasiliano confessò uno dei motivi di quello straordinario calcio di punizione. Ad essere sincero, la palla pesava poco e mi ha reso un po' più semplice quel tipo di esecuzione. Leggera o no, sta di fatto che questo calcio da fermo rappresenta una delle reti più iconiche della storia del calcio.